Comunicazione politica e new media. Come siamo messi in Italia? Beh, prima di tutto siamo messi in condizioni di penuria. Abbiamo una frequentazione dei new media e dei new media inferiore a quella degli altri paesi e per la parte, quel 22% che in realtà partecipa davvero alla vita della rete, ci troviamo in una situazione di ulteriore penuria, cioè i cittadini ci arrivano male informati da ciò che avviene nell'ambiente reale. C'è un contesto del contesto che deforma la nostra informazione. Rinvio continuo ad altro, perché in realtà se anche la rete avesse già la perfezione, la diffusione, l'agibilità, e l'agilità che ha in altre culture e in altri paesi, e allora ci troveremo di fronte a un problema che riguarda la fonte della politica. Qual è il messaggio? Ecco, vorrei che questo messaggio fosse chiaro, limpido, incontaminato e capace di raggiungere con qualunque mezzo l'attenzione della gente. Io ho l'impressione che non lo sia. La comunicazione non è solamente l'esperienza. La politica è sicuramente l'altra, commerciale forse si può, però la politica non è un fatto di tecnicalità, di avere i mezzi, di essere padrone tra le reti, non è questo, è avere qualcosa da comunicare, che in politica significa un progetto, un programma e oggi un leader che ne è garante in forza della propria storia personale. Io penso che sia un bene della democrazia di avere due schieramenti, come era il principale rappresentante, ecco, due schieramenti veri che si possono contrapporre e questo penso che sia un bene per il paese. Allora, io penso che il punto fondamentale sia è quello. Con quello poi tu costruisci tutti gli oggetti di comunicazione. Perfettamente ragione Antonio Palmieri quando dice che il prodotto è importante. Perché? Anche su internet io vengo intercettato nella misura in cui ho un qualche cosa di significativo da dare e da offrire. La politica in internet è una politica che deve essere affrontata anche con quella arguzia, quella capacità di prendersi meno sul serio che da un tavolo di una tavola rotonda che è tipica della rete. Se uno riesce a coniugare questo, probabilmente riesce anche a cogliere delle potenzialità che trasformano internet in un valore aggiunto. I mezzi di comunicazione devono servire semplicemente a quello che la politica decide servono, ovvero devono essere strumentali alla comunicazione che uno vuole fare. Io non credo che ci sia una legge o un modello di riferimento. Io credo che proprio perché stiamo parlando di comunicazione, ognuno deve utilizzare ciò che meglio gli si addice per esprimere quello che realmente pensa e soprattutto dal nostro punto di vista per convincere, non a votare, ma convincere proprio della bontà della propria posizione. Noi nell'ultima campagna elettorale politica abbiamo formato un pool di ragazzi tassativamente tutti al di sotto dei 20 anni, li abbiamo messi intorno a un tavolo per tutta la campagna elettorale e loro avevano carta bianca sull'utilizzo del social network. 2.0 l'hanno fatto esclusivamente loro. Noi siamo convinti che, tanto che sono i giovani che devono parlare, insomma, ci è sembrato il modo più semplice e diretto e sicuramente anche quello meno costoso. Questa civiltà industriale che noi ci siamo lasciati alle spalle era nata con una sintesi mirabile di tre parole fondamentali, a mio giudizio, ai tempi dell'empirismo inglese, con un signore, che c'era anche il cardinale, c'era George Berkeley, che diceva est percipi, e quindi la dinamica da soggetto e oggetto, il momento della rappresentazione, era legato al momento della percezione. Oggi questa rappresentazione è diventata, quindi le tre parole oggi potrebbero essere interacting, cioè questo universo in cui noi siamo collocati, non c'è solo un gioco di ricezione, ma c'è un gioco molto forte di interazione. E questa è una lezione che forse
la politica, almeno per quanto ci riguarda come Partito Democratico, forse non l'abbiamo ancora ben chiaro, quantomeno non è diventato elemento distintivo del nuovo Partito Democratico, che è nato nel XXI secolo, ma fa fatica a entrare in questa dimensione, in questo nuovo paradigma che per brevità ho indicato con queste tre paroline. Quindi da un lato abbiamo sicuramente un problema di prodotto da comunicare, ma abbiamo anche la necessità di riflettere come oggi stiamo nel mondo della comunicazione. Non possiamo fare comunicazione se non anche utilizzando i nuovi media. Per noi come Partito Democratico questo tema di investimento sui nuovi media, sui nuovi linguaggi è una questione cruciale, perché altrimenti noi rischiamo di non parlare, così come le elezioni regionali ci hanno avvertito, rischiamo di non parlare con pezzi importanti, con tutti coloro che sono, come dire, gli under 30, forse ormai questo under va allungato, rischiamo di non parlare, così come di non parlare più con pezzi interi di società e di economia. Io non vorrei fare una seconda puntata, vorrei che la seconda puntata fosse un cambiamento forte di strategie di comunicazione del Partito Democratico.